Il tema di Meridia, a questo punto, dopo aver in qualche maniera percorso la parte più, diciamo, di impostazione strategica, di analisi del target, dei valori, del posizionamento, e iniziato ad entrare nel tema di cosa vogliamo proporre in termini di comunicazione. Come dicevo ad alcuni vostri amici durante la pausa, è ovvio che questa presentazione va rilavorata da parte vostra. Quindi, detto che una campagna di comunicazione è fatta di ambassador, iniziative e dell'attivazione di tutta una serie di media atti a fare in modo che questi ambassador e queste iniziative riescano ad avere il giusto eco finalizzato agli obiettivi di comunicazione, vi chiedo un percorso anche di analisi. Ad esempio, sul tema degli ambassador, fateci un pensiero. Io, per la conoscenza che tutti insieme abbiamo di Meridia, userei una logica dubitativa o comunque di suggestione, cioè non mi stringerei su categorie a priori di ambassador, ma lascerei che siano anche a loro a poter scegliere poi il giusto mix tra ambasciatori più tecnici ed ambasciatori più emotivi, chiamiamoli così, proprio perché noi siamo blind, siamo ciechi rispetto alle effettive possibilità da parte loro di aver già una rete di rapporti, di testimonianze e quindi di persone immediatamente attivabili. Questo vale sia per gli ambasciatori che poi, adesso entriamo nel merito della caratterizzazione delle iniziative di comunicazione. Il tema importante, che secondo me è trasversale ai vostri ragionamenti ed è trasversale alla proposta che dobbiamo e possiamo fare a Meridia, è il fatto che in qualche modo, secondo noi, per raggiungere i propri obiettivi di posizionamento e di comunicazione, la strada fondamentale passa dal contatto col territorio e quindi passa dall'attivazione di iniziative che costruiscano un rapporto vero, importante e nuovo col territorio, basato non solo sul servizio, ma anche sulla costruzione appunto di un legame quasi fiduciario, perché non dimentichiamoci che la tipologia di prodotto, o meglio di servizio in questo caso, influenza anche quelle che sono le azioni e quindi di conseguenza le necessità di comunicazione. Andiamo avanti con E siamo arrivati sostanzialmente alla campagna di comunicazione. Quindi, una campagna di comunicazione in tre fasi perché? Perché indipendentemente, come abbiamo detto prima, dagli obiettivi che non sono stati esplicitati in maniera definita, se sono obiettivi tattici o obiettivi strategici, il nostro compito come persone di comunicazione è cercare di dare una prospettiva ampia, sia per dimostrare che le nostre idee sono potenti e allo stesso tempo per aiutare l'azienda a vedere anche un po' oltre il proprio naso, soprattutto in situazioni come in questo caso, dove si parla di riposizionamento e si parla di costruzione di un nuovo tipo di servizio che sia effettivamente capace di costruire una nuova era per il Consorzio Meridia. Quindi, gli asset di campagna li ho riassunti in questi tre punti. Campagna istituzionale da intendersi non come vocazione ingessata rispetto ad iniziative classiche, ma come idea di una campagna corporate, quindi che lavora sul servizio, ma per avere una retroazione, un feedback positivo anche sul brand. Quindi cambia l'idea di servizio, cambia l'idea del paziente, cambia l'idea di welfare.
Il paziente, quindi, che grazie all'ambulatorio per bene può non essere più paziente, ma ottenere le prestazioni a cui ha diritto senza i lunghi tempi di attesa del servizio pubblico e con qualità e assistenza di assoluto livello. Questo è un focus sul servizio, ma come vediamo, non ci fermiamo a quello, perché questo focus sul servizio ci permette di arrivare ai claim di campagna. Facciamo solo azioni per bene. Quindi l'idea centrale è che il Consorzio Meridia operi per migliorare la qualità della vita di chi si trova in una situazione di fragilità attraverso una propria specifica formula che ne qualifica e ne fa risaltare l'identità. Una formula che ha nel suo cuore azioni per bene. Cosa vuol dire? Partiamo, come vi ho detto prima, da una formula che parla del servizio, ma per avere un effetto positivo anche sul brand e sull'azienda in generale. Vi è chiaro il percorso? Dire azioni per bene, poi questo concetto tornerà anche in termini di iniziative, significa individuare con un posizionamento etico, un posizionamento valoriale, significa parlare di una sanità che appunto sta in mezzo a due poli, quello della sanità pubblica e quello della sanità privata. Non solo per comodità, ma anche per scelta di principio. L'idea creativa. Anche qui, come vi dicevo prima, sul tema degli ambassador, non dobbiamo essere manichei o talebani. L'importante è, secondo me, passare a loro il concetto che per noi, almeno analizzando tutte le vostre proposte, è un concetto trasversale ed essenziale. Quale può essere il miglior veicolo per comunicare questo nuovo posizionamento e questo nuovo servizio? È scendere nelle strade e andare tra la gente. Qui abbiamo uno sviluppo preso da uno dei vostri lavori che incide più sul versante, chiamiamolo artistico, chiamiamolo di spettacolo, chiamiamolo di intrattenimento. Uno dei passaggi che dovrete fare nell'elaborazione della presentazione sarà quello di non chiudervi solo su questa strada, ma capire in coerenza col tema degli ambassador se dare più opzioni oppure convergere tutti insieme sull'idea che la costruzione di eventi di spettacolo sia la strada migliore per arrivare agli obiettivi di comunicazione e di posizionamento che abbiamo visti. Se non lo è, oppure se non abbiamo abbastanza strumenti per capirlo, rimaniamo aperti e concentriamoci sul concetto, Meridia scende tra la gente, dando varie opzioni di come pensiamo questo possa avvenire. Quindi prendiamoci questo concetto, perché ovviamente se noi sposiamo questo concetto in toto, il tema dei medici diventa un tema che dobbiamo far entrare lateralmente, che non possiamo considerare la base di queste attivazioni sul territorio. Quindi i due temi degli ambasciatori e delle iniziative si parlano e sono ovviamente i temi centrali su cui dovete andare a lavorare. Questo invece è una cosa che funziona per tutti, perché in qualche maniera è l'architrave del nostro ragionamento. Perché in strada? Perché pensiamo che il contatto vis-à-vis possa essere la base di queste iniziative di Meridia e quindi della loro nuova era anche di comunicazione nonché di azione, perché appunto queste iniziative mettono al centro i temi dell'empatia e della centralità della persona, indipendentemente dalla declinazione sul teatro di strada, dico come concetto, il tema della domiciliarità che è null'altro che una declinazione tecnica di un avvicinamento, di un essere, non è il paziente che va semplicemente alla struttura, ma è anche la struttura che con flessibilità si avvicina
al domicilio del paziente. Il tema della professionalità e della qualità, che qui ancora una volta è stato declinato da voi in termini attoriali, ma in realtà è un tema generale, perché se io tocco, se io vedo, se io parlo con chi mi curerà, posso coglierne anche gli elementi di professionalità e di qualità. E poi soprattutto il tema dell'empowerment, che è vero per gli spettacoli, ma in generale può essere vero anche in termini di costruzione di un rapporto che rende appunto il paziente non solo paziente, ma in realtà gli restituisce sin dall'inizio il proprio valore di persona. E di conseguenza non solo il tema di aperto, quanto facciamo divertimento e quanto facciamo informazione. Questo è un tema interessante in termini di attivazione sul territorio e quindi di che tipo di iniziative vogliamo fare. Ma anche poi, ed è un tema che qualcuno di voi mi ha detto prima, ha iniziato a sviluppare, ma domani ci dovrà essere nella versione finale della presentazione, di come ci poniamo nei confronti del tema della costruzione del branded content e quindi dei video. Questo lo dico perché ovviamente Malattie Imbarazzanti, il programma di Real Time, è un esempio di come partendo da una vocazione tecnica e da un tema tecnico si possa fare anche intrattenimento. Quindi un altro tema da mettere sul tavolo è informazione e intrattenimento per Meridia, ma in generale rispetto a un progetto di comunicazione per una brand, sono antitetici o possono essere dei percorsi che si incrociano? Io non ho la risposta. Certo. A Certo. questo punto potrebbero ospitare anche quei famosi testimonial di cui parlavamo prima, l'ambasciatore. Io ovviamente, sono d'accordo con questa scelta. Io non penso che ci sia bisogno di solo una delle due cose. Bisogna trovare il modo per avere entrambi senza che si neutralizzino a vicenda, ma che abbiano ognuna una propria funzione importante nel momento in cui si decide di scendere sul territorio. Ci sono altre osservazioni su questo tema, informazione, intrattenimento, cosa ne pensate? Cioè, indipendentemente da chi l'ha scritto, parto dal polo più, diciamo, a destra, chiamiamolo così, del ragionamento, del continuum, che è quello di costruire, lavorare sul teatro di strada, lavorare sui spettacoli di strada. Secondo voi è una strada percorribile a certe condizioni, sposta rispetto al tema della sanità, sposta rispetto al tema della salute? Prego. Del focus. Sviluppare un'idea di intrattenimento slegato, tipo lo spettacolo di strada, qualsiasi attrazione, diciamo, ludica, la nostra idea era volta a realizzare delle doppie sezioni all'interno degli eventi pubblici, informativa ed espositiva, perché alla base del nostro brand content c'era l'idea di fare un lavoro di ricerca, sempre basandosi sul punto di partenza, cioè la situazione sociale e sociosanitaria in Puglia, e quindi un lavoro di ricerca che poi sfociasse nell'informazione, prima nella documentazione e poi nella sociale e poi nell'informazione. Quindi si trattava di realizzare una mappatura multimediale
autonoma dal brand che indagasse lo stato nelle varie città specifiche, che sono cinque, della provincia di Bari, in cui sono stati chiusi gli ospedali, perché anche farlo a Bari non ha molto senso, perché gli ospedali hanno chiusi nella provincia. Quindi prendere i cinque paesi e attivare là, nei quartieri adiacenti agli ospedali, dei lavori di ricerca videofotografica con interviste e immagini documentarie della situazione vissuta nei luoghi del cambiamento. Da lì realizzare una mappatura multimediale focalizzata sul territorio della provincia, dove ad ogni localizzazione del paese in questione si aprivano delle slide con clip video informativi, cioè delle interviste sulle pers delle persone e immagini. Quello diventava il brand content, no? Che è soprattutto ricerca e informazione. Poi gli eventi erano delle mostre espositive in ognuno di questi paesi, dove insieme all'esposizione videofotografica avevi anche lo spazio informativo, dove lì Meridia poteva cioè, agganciarsi al lavoro di ricerca e dare la propria alternativa al tema. Non è la giocoleria, ma è una mostra che è attinente al tema e attiva comunque gente, perché lo faresti all'aperto, in Certo. piazza. E questa era l'idea che associava questo progetto all'informazione. Allora, io vi, E poi c'era, vi, sì. vi, 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 scusate, vi interrompo solo per darvi uno spunto. Vi dico a tutti di ragionare oggi e domani su due punti, sia questa cosa che appunto a cui lei ha dato una prima risposta. Quanto informazione, quanto intrattenimento, ma soprattutto quale informazione e quale intrattenimento, ma anche nel momento in cui si va a parlare di video, quello che dicevamo con lui prima, tenete sempre a mente che dovete raccontare una storia. Cioè, il vero punto di arrivo virtuoso del branded content non è la testimonianza di ciò che accade, ma la costruzione di un evento che abbia già dentro l'idea di raccontare una storia. Non so se mi sono spiegato. Quindi, quando parliamo di fare dei video, certo, su internet trovate molte cose che sono semplice testimonianza di quello che accade, ma in realtà il pensiero del branded content è, nel momento in cui è concluso, potente e rotondo, è costruire un evento che abbia già dentro i semi di una storia, ma in maniera tale che la ripresa non è semplicemente testimonianza, ma è storytelling. Non che il documentario non sia uno storytelling, però quello che voglio dirvi è che il pensiero deve essere, soprattutto quando c'è un brand di mezzo, a come costruire una dimensione di realtà tale per cui. Poi Infatti, a questo adesso proposito, lascio parlare voi. le proseguo, perché stando al budget molto limitato, l'idea era quella proprio di costruire un documentario con delle storie che però, non potendo essere fatto col budget di Meridia, si poteva fare col metodo del crowdfunding e quindi realizzare sempre all'interno del sito, vicino alla sezione, diciamo, della mappatura, una chiamata alle armi, diciamo, della società civile per la realizzazione di questo documentario che potesse essere fatto rispetto al tema della sanità in Puglia, nello specifico nella provincia di Bari, con Meridia come sempre partner principale. Questo era, perché il documentario in sé, cioè stando al budget, non poteva Sì, essere. ma Quindi anche diciamo che il stando un po' alla logica del branded content, cioè può esserci un approccio documentaristico, ma devi comunque, non può essere un approccio news, deve Sì, essere un approccio. se ho capito bene e Sì. semplificando, non può essere un'intervista ad una signora che si lamenta Esattamente. della chiusura dell'ospedale, ma può essere, a differenza, la storia Della di signora. la signora che stava per partorire, che quindi non Sì. c'è solo qua, cioè, per cui Sì. un ospedale più vicino, cioè, Se per dire. vogliamo associare, usare delle categorie attinenti ai programmi televisivi, non è il TG1, è TG2 dossier. Però per esempio mi viene in mente ora quella
insieme, quel lavoro che è stato fatto da una banca francese. Sì, l'ha mostrato Alessandra, sì. Quello, cioè, non lo so, mi viene in mente quell'iniziativa dove in realtà, cioè, non c'è una storia vera e propria. Ci sono testimonianze, ci sono presenze di persone. Cosa? Sì, però ci sono dei temi. E Cioè, nel vabbè, senso, la ma storia. se io voglio far emergere il fatto che sia stato chiuso l'ospedale a Sì, Covo di Puglia, no, no, non no, è ma una. quello, io non entro nel merito del tema, l'importante è che ci sia il tema. Quindi, difatti, quello che dicevo prima è, io sono favorevole, tutte le vostre presentazioni, a parte questo approfondimento che state facendo voi adesso, si sono fermate dicendo e facciamo dei video. Per me, e facciamo dei video, non vuol dire niente. Cioè vuol dire, può essere che io esco col mio telefonino e riprendo, tu esci col tuo e riprendi, oppure un nostro amico comune che ha una telecamera riprende un po' meglio. Però il tema invece è, e non ne faccio una questione di mezzo, ne faccio una questione di pensiero, potrei essere io che esco col mio telefonino, tu che esci col tuo telefonino o il tuo amico con la telecamera semiprofessionale, ma usciamo con in testa un'idea di quello che dobbiamo raccontare. Non è reportage giornalistico dal fronte, dove l'evento è talmente potente di per sé che qualunque cosa riprende, c'è gente che muore, c'è gente che. Non è l'evento. Tanto meno è evento, come in questo caso, e tanto più deve uscire il racconto. Quindi non sto dicendo che dobbiamo costruire un film o una cosa intellettualistica, sto dicendo semplicemente che è importante definire un micropiano editoriale, per cui tu dici che tra. Difatti, ne parlavamo con Alessandra prima, c'è un libro molto, molto piacevole che si chiama Storytelling, e perché? Perché questo tema qui di individuare dei temi, di raccontare delle storie, ha il grosso pregio che è veicolabile, perché queste stesse storie, che sia appunto l'ospedale chiuso in provincia di Bari, o che sia la signora, o che sia l'operatore, o che sia il farmacista, in realtà poi sono del materiale potente sia in termini video che in termini anche cartacei. Li puoi riprendere quel famoso web magazine, oppure Alessandra poi magari ci racconterà insomma anche delle opportunità ibride che si usano adesso per dei brand commerciali, ma che valgono in senso generale di comunicazione, che possono essere la rivista che è in parte catalogo e in parte racconto. In questo caso penso ad una brochure o una rivista che poi è coordinata, quindi è una rivista che esce una volta all'anno, ma un web magazine una volta al mese, riprende i temi della brochure, ma in realtà li sviluppa con le migliori storie dell'anno. Adesso detta così è semplice, però cosa vuol dire? Vuol dire che alla base c'è un pensiero, c'è un piano editoriale. Difatti, giustamente, un mio collega dice sempre, tu vuol dire che hai fatto un buon progetto quando hai in testa una timeline. Perché la timeline, una matrice, mesi e mezzi, no? Mesi un po' questa cosa qui, no? I mesi sopra e i mezzi. Qui c'è il tempo, no? Gennaio, febbraio. E qui ci sono i mezzi, li incroci e capisci dove hai i buchi. Un vero piano editoriale è un piano editoriale che non riempie tutte le caselle sempre per 6 mesi, ma che in realtà attiva intelligentemente e periodicamente, non lascia mai cadere l'attenzione. Quindi c'è sempre qualcosa da guardare, c'è sempre qualcosa da raccontare. Scusate, poi vi ho fermato, c'erano le vostre annotazioni. Il crowdfunding è anche un modo per tenere desta l'attenzione Certo. del pubblico. Noi volevamo chiamare il progetto La salute prima di tutto e poi la campagna crowdfunding, un fotogramma prima di tutto, Certo. si invitava la gente a comprare un fotogramma del documentario a 3 euro, dunque 75 euro al secondo e così creare
una storia di coinvolgimento anche su una bella idea questa, certo. Questa è un'idea, capito? Cioè non è la storia comunque. Non è la storia, però è già più di dire faccio un video, no? Questo è un meccanismo in realtà, non è una storia, no? Si può partire dal meccanismo e poi aggiungerci la storia, oppure viceversa. Però è importante perché meccanismo più storia fanno serialità, banalmente. E quindi fanno racconto che continua, racconto che si semina su vari media, fanno racconto che può avere varie sfaccettature a seconda del media che lo ospita, no? La tua... anche tenendo presente qual era il target, quindi avendolo definito anziani o comunque figli di anziani o certo. Medio-basso, abbiamo pensato che magari avvicinarli a uno spettacolo di strada e quindi renderli fruitori di spettacoli gratuiti fosse per loro comunque un momento di divertimento da unire poi appunto agli stand certo. Di cui parlava Silvestro, per cui abbiamo tenuto presente questo. A livello di contenuti, in realtà scherzando, prima avevamo pensato al solito malato immaginario, che spettacolo, però vedi, è interessante questa cosa qui, vedi? Siamo passati al pensiero di rendere questi spettacoli vicini a quelli che erano i valori e quindi creare dei contenuti, pensare dei contenuti che avessero come centro l'empatia, la centralità della persona, la fiducia, quindi delle storie con questi temi. Quindi questa era quella... Guarda, io premetto che se l'ho inserito è per due motivi, perché penso che abbia un'importante funzione di provocazione, perché se tu pensi in maniera laterale, divergente, potente, devi avere il coraggio di mettere delle cose anche che non sono, che non sembrano immediatamente, no? Perché possono tenere di per sé, oppure possono essere da stimolo per poi definire un baricentro di pensiero. Quindi io difatti non ho detto che ne pensate per dire come lo giudicate, è per dire è una strada. Lo dico perché sugli ambassador alcuni di voi giustamente mi hanno detto che magari, durante sempre la pausa di prima, magari ambasciatori troppo tecnici potrebbero essere per certi versi un disvalore, perché poi la gente potrebbe chiedersi ma quel medico lì cosa gliene torna in tasca, perché fa questa cosa? Quindi in realtà... Io nella mia testa penso che una persona con un camice possa essere un buon ambasciatore, ma alcuni di voi mi mettono in crisi questa certezza e mi dicono guarda che magari in una situazione locale, territoriale, invece un medico che ti parla di una cosa potrebbe essere letto come una persona non disinteressata e quindi eticamente connotata positivamente, ma come in realtà un boomerang. Quindi quello che voglio dirvi è, c'è da fare un ragionamento, fatelo con serenità e condividendolo, trovando poi il giusto baricentro. A me l'importante è che noi stiamo definendo una strada, e come abbiamo deciso che vogliamo andare a Bari, poi se ci andiamo in macchina o in treno, se facciamo 4 soste o 3 soste, se passiamo da Trani o non ci passiamo, questo lo dovete decidere voi. Però secondo me, e mi sembra che ci sia condivisione, abbiamo degli asset importanti che sono il riepilogo per tutti. Uno, utilizziamo un servizio come aggancio di comunicazione, l'apertura del poliambulatorio, che è un elemento importante perché ci dà un primo spartiacque. Due, decidiamo che il servizio non è di per sé il centro della nostra comunicazione, ma lo è nel momento in cui ci comunica anche un brand e quindi un posizionamento. 3. Nel momento in cui abbiamo deciso questo, attraverso come lo comunichiamo, attraverso degli ambassador e andando per strada. Questi sono, è lo scheletro del nostro ragionamento.
Come mai Geox? Perché aveva pensato di fare tipo sempre attività di strada, sì. Però con la specificità di andare ad intercettare lì dove in realtà poi diciamo anche gli anziani un po' si ritrovano. E aveva pensato per esempio alle poste quando vanno a ritirare la pensione e intrattenerli lì, no? Per, giusto, è vero? La vuoi dire tu? Non so. E comunque, insomma, era un modo, no, è troppo lungo. Lanciamo un modo non per farsi cercare, perché comunque sappiamo che alcune tipologie di persone non è che escano tanto, magari certo. Andarli ad intercettare quindi nei luoghi dove là si ritrovano, per esempio alle poste che sono annoiati dalle attese, magari fare lì delle attività di intrattenimento di strada, insomma un po' anche teatrali. Guarda, sì, non ci arriviamo, devi urlare perché così... Certo. Quindi penso che possa essere una modalità espressiva abbastanza flessibile per veicolare appunto dei contenuti più mirati come quelli che suggerivano. No, ma io guarda, sono il fatto che comunque abbiate delle opinioni diverse è un valore, nel senso che la mia opinione è quella che per questo tipo di cliente. E poi in realtà è un tema generale, perché noi, qualsiasi cliente o comunque brand, voi vi troviate ad intercettare, certe cose ve le dice, ma sono più le cose che non vi dice. Quindi vi trova in qualche maniera, il brief è al 50% quello che vi hanno detto, ma 50% anche quello che intuite sia giusto. Quindi in questo caso il tema è, dobbiamo essere coraggiosi a proporre anche un ventaglio di proposte. Poi saranno loro ad indicarci sia rispetto agli ambassador che rispetto alle attivazioni sul territorio come procedere. Infatti, a dimostrazione di questo, non solo andare in strada e fare degli eventi, che tipo di evento, ma un'altra strada, una strada integrata al resto, è quella che mi è piaciuta molto, quella delle piccole grandi buone azioni che si collegano un po' al tema della posta, perché non è tanto la raccogliere la città o il paese attorno ad una piazza che diventa fulcro, ma è contaminare positivamente i diversi luoghi della città e delle paese con piccole micro azioni. Ad esempio, questa è una cosa che sicuramente è meno roboante in termini specifici dell'evento di piazza, però se ben comunicata lavora dal basso e soprattutto è molto coerente col tema appunto delle azioni per bene. Noi facciamo azioni per bene, quindi, e costruisce un trade union tra il concetto di comunicazione e il radicamento effettivo nell'attivazione. Per dire come le strade possono essere veramente diverse, sia in termini di passiamo dalla possibilità appunto di essere spettacolari alla possibilità di essere molto utili, dalla possibilità di lavorare di informazione alla possibilità di lavorare di comunicazione. Io questi elementi noi li possiamo mettere su un quadrante e ragionare con loro su dove vogliono posizionarsi. Non dobbiamo, secondo me, chiuderci verso una proposta, possiamo dare diversi tipi di declinazioni. Non so se siete d'accordo, insomma, ecco.
Io non ho la risposta personalmente, nel senso che anche quello che diceva lei prima, che erano partiti dal malato immaginario, ha un senso secondo me, perché mi piace l'idea che tu parli di sanità in qualche maniera facendo una versione magari un po', chiamiamola underground, sperimentale, chiamiamola comica della pièce di Molière, capito? Perché ha un senso, perché parli di sanità, magari non è la strada giusta, ma è una strada interessante. Eh certo. Ad esempio, parlando con lei, ipotizziamo che appunto vogliamo individuare qualcosa che rende i poli ambulatori immediatamente appetibili, e lei dice giustamente la qualità e velocità del servizio. Allora tu puoi comunicarlo in mille modi, però voi dovete parlarne e decidere con una brochure, con un articolo sul giornale, ed è forse quello per cui noi siamo qui a parlare, magari con uno spettacolo comico interpretato dove un comico fa il comico più veloce, il medico più veloce del mondo, cioè faccio per arrivare, capito, all'estremo. Ovviamente poi ci sono diverse dimensioni, è ovvio che tanto più lavori di iperbole, di metafora, tanto più segmenti il pubblico, ma non dimentichiamoci che uno spettacolo comico, ad esempio, per individuare il polo apparentemente più lontano dall'informazione, come diceva lui, alla fine, come qualunque programma, come qualunque comunicazione, lavora in modo diverso a seconda dei target, delle culture, degli interessi. Quindi la nonna che è lì si diverte, ride e dice: ah, ma hai visto? E Meridia sono quelli lì e ci arriva dopo. Il figlio però ci arriva subito, magari, e c'è gente passante che magari vede solo, li considera solo come lo sponsor dell'iniziativa, ma allo stesso tempo dice: però insomma, anche una cosa un po' particolare, insomma, la proposta l'ho buttata lì, anche ci sono tante persone anziane che magari fanno questi viaggi, no, un pochino alla ricerca del miracolo, certo, comunque anche un viaggio un po' della speranza finanziato da Meridia, non è una cosa costosissima, però allo stesso tempo crea un passaparola: ho fatto il viaggio gratis, sono andato lì, in certo qual modo è vicino. Tu dici viaggio verso mete spirituali, ok, no, non verso i luoghi di cura, intendi? No, ok. Spirituali, cioè, può essere un modo economico. Cioè, è molto tempo allargare un po'. È molto bello, però se e ti direi di sì, se in quanto amministratore delegato di Meridia avessi nella mia brochure anche miracoli, perché altrimenti mi tiro un po' una zappa sui piedi, nel senso che se vanno a curarsi a Međugorje non vengono più a curarsi da me, no, però fuori di nel senso, volevo dire, creare un momento, no, di solidarietà da un punto di vista umano, cioè evidenziare da quel punto di vista lì io la comprendo e la capisco, perché comunque sappiamo benissimo che il veicolo legato in realtà una declinazione ancora più emotivo della fiducia è la speranza, quindi colgo il punto. E l'altra cosa che avevo pensato io, dato che loro non ne hanno parlato, non hanno voluto approfondire questa cosa della formazione, loro fanno formazione, soprattutto con i disabili, a quanto mi è sembrato di capire. Allora, il disabile è una persona molto particolare, nel senso che lui è una risorsa infinita, che è il tempo. Cioè, questi ragazzi hanno molto spesso bisogno di impegnare il loro tempo. Quindi corsi, almeno quelli che io ho partecipato, le iniziative a cui insomma mi hanno invitato e quant'altro, metterli insieme e creare delle storie. Io ho anche un video che se mi garantite che non lo mandate in streaming, lo possiamo anche utilizzare, non è eccezionale. Io non mando in streaming, possiamo tenerlo, niente di che, ve lo posso far vedere giusto per condividere, insomma, sembra una cosa carina, insomma, domani magari ve lo porto. E magari anche raccogliere, costruire una storia nei loro percorsi di formazione e magari proporre questi video anche fatti in maniera, diciamo, artigianale sul web.
comunque di una comunità che si impegna certo. a, insomma, a sostenere determinate persone che non hanno tanto spazio, che non riescono a trovare spazio. No, no, tieni conto, poi non vorrei che la mia spinta verso la costruzione di video potesse essere intesa come spinta al tecnicismo. In realtà quello che è importante è l'intensità delle storie. Quindi in questo caso vanno bene perché sono storie intense, al di là che siano, diciamo, che siano semplici. Esatto, quando una cosa è potente parla da sola. Non c'è bisogno di... Certo, di chissà quali artifici, insomma. Avete commenti? Sì. No, no, ma... No. Ma dici sulla presentazione, no? Da parte di Meridia, intendi? Sì, beh, ma perché voi siete anche fruitori e quindi avete, no? Vabbè, comunque, insomma, diciamo che se esiste un'esperienza diretta o esiste una conoscenza indiretta, il nostro compito in questa fase è cercare di far diventare i limiti risorse, cioè non nascondere il problema, ma se esiste un problema dire ok, lo mettiamo nell'elenco delle cose da migliorare e poi cerchiamo di metterlo in comunicazione. È ovvio che, cioè, io dico che noi abbiamo una tabella SWOT, no, all'inizio, dove ci sono opportunità, debolezze. Allora io non dico di andare dalle persone di Meridia e dirgli guarda che in realtà tu mi stai raccontando un mondo che non esiste, perché mio cugino, faccio un esempio, si è curato da te ed è rimasto, non è rimasto contento. Allora io la cosa che dico è, in questo caso, visto che non ci viene chiesta una testimonianza come pazienti ma una consulenza come comunicatori, è mettere a verbale questa cosa e usarla per fare in modo di costruire un percorso che sia attento anche a queste cose. E in qualche maniera è quello che, quando tu parli con un'azienda, certe aziende ultimamente chiedono molto quella che è la sentiment analysis, no? Cos'è la sentiment analysis? Tu fai, ci sono delle società proprio specializzate che ripercorrono, ricostruiscono l'immagine dell'azienda per quello, monitorando il web, e quindi ti dicono sai che c'è, tu pensi di essere questo e invece sei questo, e io te lo devo dire perché il tuo obiettivo di comunicazione deve essere deve partecipare di entrambe le cose, quello che tu pensi di essere e quello che la gente pensa che tu sia, proprio perché alla fine è la gente che ti compra, tra virgolette, o che ti sceglie. Certo. No, no, ma difatti, allora io ovviamente non conoscendo nel merito Meridia e la qualità del suo servizio, faccio un ragionamento, come posso dirti, un po' come se Meridia fosse una qualunque azienda, stando attento però al fatto che non vendendo noccioline ma proponendo servizi, questo tema che tu poni è importante. Quindi ad esempio un tema che dobbiamo mettere, che possiamo mettere, è ok, se noi diciamo facciamo azioni per bene, vuol dire che le facciamo. Certo. Di queste cooperative. Quindi Meridia tranquillamente può dire noi siamo un consorzio e quindi alla fine non possiamo rispondere in tutte le azioni. No, no, beh. Sì, però anche se in teoria... Sì, è come quando in un'azienda fa l'errore una persona, ma in realtà il responsabile è sempre il capo. Allora, poi si rivale verso l'assistente, ma in realtà risponde egli stesso.
verso l'azienda, insomma, ecco, comunque. Cioè, noi come posso dire, io la vedo in termini abbastanza laici, perché non dimentichiamoci che la comunicazione deve essere laica per definizione. Purtroppo non viviamo in uno stato laico come la Francia, ma almeno la comunicazione la speriamo laica, insomma, anzi la desideriamo. Certo, ma anche questo è un tema. Io vi ho proposto solo azioni per bene. Voi che siete... Cioè, voi potete dirmi, caspita, è una proposta milanese, sai che c'è? Bari e provincia, Meridia non può sostenere per la sua storia e la sua biografia questo tipo di claim. Bene, cambiamolo. Cioè, ripeto, nulla è intangibile. Voi, per la vostra esperienza, la vostra percezione, ritenete che sia un claim un po' troppo overpromising? No, abbiamo fiducia, più che altro. Scusate, passate il microfono, perché così serve anche ai centinaia. Soprattutto noi qui siamo comunque la tematica Meridia, che comunque rappresenta un tema della sanità, un tema comunque estremamente delicato. Quindi non stiamo vendendo M&M's, diciamo così. Certo, quindi, noccioline. Esatto, quindi quando noi diciamo così ci approcciamo alla comunicazione di un consorzio di questo tipo, con queste modalità, tu le chiamate milanesi, diciamo così, con queste modalità di comunque un advertising, se vogliamo, aggressivo, dove comunque sia la sua aggressività non sta tanto nell'entrare, ma proprio nel claim, il per bene, cioè questa, diciamo così, comunicazione così tendente a... una promessa estremamente impegnativa. Allora, da comunicatori, noi comunque sia, dobbiamo porci il dubbio, cioè perché se noi siamo forti su quel posizionamento in comunicazione, ma al tempo stesso l'azienda che naturalmente rappresentiamo non ha certo. la forza adeguata, giusto. Noi commettiamo un grave errore, giusto. A proporgli una comunicazione, giusto. Dove mettiamo in strada il cartello regalo sorrisi o... Cioè, certo. Stare, prima di fare qualsiasi cosa, innanzitutto bisogna capire proprio se loro, cioè bisogna proprio farsi la domanda diretta, ma voi ve la sentite con tutte le conseguenze che la cosa comporta? Perché rispondere a quella... Allora, secondo me dobbiamo farci una domanda prima, perché la domanda non va posta a loro. Sì. Noi dobbiamo darci una nostra risposta a questa domanda, poi loro magari Non è quella che si darebbero loro, però in questa fase... Perché se tra 3 mesi succede una cosa e la comunicazione va in questa direzione, però in realtà poi, diciamo così, l'azienda si comporta in un certo modo, e poi sappiamo tutti adesso con i social media marketing, con certo. Che cosa succede... Certo, l'abbiamo detto prima con Marini. Parlo, diciamo, per ipotesi, arriva la chiamata... Scusate, ragazzi... Dicono, avete, cioè può anche dire, avete troppo spinto oltre su questa cosa, ma noi non l'avevamo provati. Prodotto in italiano, avete cannato la comunicazione. Cioè, non so, allora io, diciamo così, la domanda la polgo un po' per parare anche me. Certo. Come comunicatore, dico, attenzione, io sto proponendo questo. Però naturalmente nel 2013, e soprattutto in una tematica così sensibile e importante, dire queste cose in un target... che noi possiamo anche raggrupparlo in un target, diciamo così, di medio-alta cultura, bassa cultura, altissima cultura, 35-45, possiamo anche strutturarlo con delle caratteristiche tipografiche di riferimento, ma sono malati fondamentalmente, sono persone che hanno bisogno di assistenza, sono persone che hanno bisogno comunque di un servizio, magari con persone che hanno dei casi comunque abbastanza gravi dove hanno bisogno, dove naturalmente uno quando ha bisogno si affida, no? Certo. Allora se io leggo e mi appongo a queste persone con questo tipo di modalità, con uno spettacolo, con un... Ecco, sappiamo, siamo consapevoli che questo approccio così umano poi determina anche il tuo comportamento professionale, che deve assolutamente essere confacente a quello che tu dici. Allora, che sia chiaro che siamo in un segmento di comunicazione molto delicato e difficile da interpretare. Proprio per questo io sto dicendo
camminiamo sulle uova e per questo io mi terrei delle strade aperte piuttosto che chiudermele Su a priori. Dopo finisco sul ragionamento. Quindi abbiamo i temi che sono di tutta la comunicazione, ma che troviamo qui, proprio perché mi interessa che Meridia sia non il caso, ma un caso attorno a cui chiacchieriamo in realtà, proprio perché possa servirvi come esempio di, chiamiamolo, dialettica per capire come le prime soluzioni non sono magari mai le migliori, oppure comunque come ci si debba fare molte domande per arrivare poi alla fine ad un esito effettivo ed efficace. Quindi abbiamo i tre temi, abbiamo il tema, il posizionamento mi sembra che sia chiaro, nel senso che dove stanno e dove vogliono andare è chiaro. Dobbiamo capire il tema, ma questo me lo potete dire solo voi, di come gestire la percezione che il territorio e le persone hanno di Meridia. Ci ha lasciato la rassegna stampa, giusto? Quindi questa può essere uno strumento, poi magari la rassegna stampa credo che sia... Ah, non serve a niente, va bene. Allora, non so, se qualcuno di voi ha voglia di andare a googolarsi Meridia e di vedere se per caso esce qualcosa di chiaroscurale, lo vede. Però, quindi... Allora, sempre con rispetto delle persone che ospitiamo, per cui no, cioè sostanzialmente se abbiamo delle... più che altro serve a noi per capire poi quello che dice lui, cioè riescono a sostenere questo claim in termini di percepito e in termini di servizio e quindi questo claim influenza poi la strategia di comunicazione, quindi il tema ambassador e il tema attivazioni. Questi sono le tre risposte che vi dovete dare. Io ripeto, sono laico, quindi non vi sto spingendo verso una comunicazione. Io farò l'introduzione a quello che sarà la vostra presentazione, che poi deciderete appunto se suddividere in due, in tre, in quattro persone, o perché comunque l'importante di questo esercizio che stiamo facendo non è timbrare questa presentazione, ma confutarla. Quindi falsificarla in senso, chiamiamolo come definiva Karl Popper la falsificazione, quindi perché ovviamente il tema è dove non funziona capiamo come può essere più forte, ecco. Per chiudere, quindi ripeto, è giusto per dare un profilo, poi questi quattro punti saranno riempiti da quelle che saranno le vostre scelte, però al momento siamo così. Quindi azioni a breve termine sono stare, quindi il tema è intanto stiamo sulla strada all'inizio. Strategia in tre fasi vuol dire, da quello che avete scritto uno, fase 1 on field, andiamo in strada. Fase 2 online, andiamo sul web. Fase 3 on air. Facciamo in modo che quello che abbiamo fatto sul territorio e quello che abbiamo comunicato sul web sia anche un racconto video intelligente. Quindi questo è il percorso. On field, online, qui ho fatto sostanzialmente un copia e incolla di vari spunti, va ovviamente leggermente razionalizzato per capire se vogliamo usare tutti i social media in maniera analoga, se vogliamo usarli in maniera congruente, se pensiamo che Twitter serva oppure serve Instagram, cioè o Pinterest, non lo so. E poi soprattutto mi interessa questo tema, perché è quello dove c'è meno testo perché ci sono state meno idee. E torniamo al tema del branded content. Tutto quello che mette in gioco il brand Meridia è brand entertainment, cioè il modo con cui Meridia si mette in gioco e costruisce della comunicazione delle storie. Ma in realtà, secondo me, oltre a tutto il resto che abbiamo detto, qui dobbiamo riempire questa slide e dire cosa vogliamo raccontare. Vogliamo raccontare le storie
che diceva lei, le storie che diceva lei, pensiamo che insieme possono essere un ottimo piano editoriale dove ci possono stare sia le storie sue che le storie sue, sia le storie delicate che le storie artistiche. Su quello dobbiamo fare un ragionamento, perché non è l'unica cosa con cui Meridia e con cui i brand comunicano, però sappiamo benissimo che se funziona il video è sicuramente ancora la modalità più potente e quindi più da maneggiare con maggiore cura, insomma. Ci siamo nel complesso, quindi certo, sul media web, nel senso che la tipologia, dici come no, intervistatrice, no, vedevo, no, vedevo che sei stato tu di tenere il microfono così basso. Brava però, certo, si vede che ha studiato. Un braccio destro, modestamente. E dicevo, niente, secondo me è un po' limitato il canale proprio del web. In che senso limitato? Il web inteso come un social media o inteso come internet? No, proprio il web in generale per questo tipo di iniziativa. E quindi magari sarebbe meglio concentrare quel budget, che è piuttosto esile, su delle iniziative più a contatto con le persone, ma per la tipologia anche dell'utenza di riferimento, della possibile utenza di riferimento. Forse questo era un limite che avevamo. Ah, ok. Tu dici essere così tanto presenti, digitali, sì, è un po' è più un vezzo, sì, che funzionale all'obiettivo. Sì, sì. Qualcosa di più tradizionale forse andrebbe meglio. Quindi dici campagna affissioni oppure proprio no, le attività di strada sono le migliori, e probabilmente anche quelle di creare poi dei cartacei, se si vuol dare fare editoria, comunque cartacei. Senti la necessità di una comunicazione più possibile fisica, sì, più tattile. Tradizionale, sì, proprio. Certo. Sì, ricordiamoci se... Certo, però ricordiamoci sempre che non è detto che gli utilizzatori finali del servizio siano i punti di contatto della nostra comunicazione. Perché se io fossi Meridia, io non è che parlo solo con tua madre o tuo padre o i tuoi genitori, io parlo con te perché puoi essere tu il mio punto di ingresso nella famiglia o nel contesto... che convince proprio per il suo assolutamente. Infatti avevamo fatto anche questa riflessione, però nel destinare tipo il budget, scegliere e definire magari una percentuale ridotta relativa rispetto a tutto il resto che poteva essere invece impiegato direttamente a contatto, come dicevamo prima. Ok, quindi tu dici, se ho 100 di budget, cosa che non è, e devo decidere una strategia di suddivisione della torta, io ne metto 60 sulle vie più tradizionali e 40 o 30 marginale, insomma, più marginale. Tieni conto, a titolo così di colore ma non di colore, che la cosa buona che ha il web è che non costa, sì, se non fai pianificazione, cioè se tu lo alimenti di contenuto, certo costa, perché se è una persona che ti segue il sito o più persone che ti alimentano, necessita di continuità, quindi necessita di alimentazione. Sì, sono d'accordo anch'io. Sì, ma comunque sta acquisendo una vocazione un po' più... Sì, è molto più intellettuale in Italia, esatto, è molto, cioè, più medio-alto. Secondo me deve essere più che altro... magari non devono essere strumenti, come dicono quelli che parlano bene, appetizing, ma they must be. Cioè, devono esserci. Sì. Quelli che non puoi farne a meno. Non puoi farne a meno, devi esserci lì, comunque. Poi, naturalmente, poi io penso che comunque tu possa veicolare, possa in qualche modo alimentare più o meno...
un socio e te ne accorgi mentre vai avanti. Quindi magari all'inizio tu prevedi una, non lo so, un contenuto a ogni 2 settimane, poi se vedi che funziona, cominci a prevedere un contenuto o a settimana oppure anche quotidiano, se vedi che effettivamente la cosa prende. Certo. Io partirei con un sito web curato, comunque, diciamo, dove sia molto semplice. È una fanpage su Facebook. Una fanpage su Facebook dove, diciamo così, scrive dei contenuti, messaggi, non lo so, che può essere, se vogliamo, dei post in cui il consiglio del medico, nel periodo di influenza magari i consigli del medico in questo periodo, cioè una pagina informativa di questo tipo, che comunque deve esserci. Poi, insomma, poi per quanto debba essere poi utilizzata, è una cosa che tu scopri a poco, certo, insomma. Riguardo la gestione delle pagine tipo quella su Facebook o comunque sui social, sui canali social, noi avevamo pensato come gruppo anche di gestirli in una maniera un po' innovativa per andare a colpire sicuramente un tipo di pubblico diverso, però dovendo comunque essere presenti sul web e sui social, gestirla sia documentando in maniera tradizionale e sia andando a incuriosire l'utente scrivendo una tipologia di messaggi che sono un po' più ironici, cioè giocano su un tipo di comunicazione che chiede all'utente cosa gli piacerebbe ricevere a domicilio a casa. Okay. E quindi in questa maniera incuriosire l'utente. Cioè, questa è stata un'idea un po' che segue quella tendenza dell'hashtag. Certo. No, ma guarda, è interessante perché è molto interessante vedere che da diversi punti di vista questo tema di quanto informare e quanto intrattenere esce, no? Ed è interessante perché questo vuol dire, io sono abbastanza d'accordo, che nel momento in cui hai rispetto per le tematiche che... aver rispetto per le tematiche che incontri o che incroci, tipo le tematiche della sanità e le tematiche della cura dell'individuo, non significa avere un approccio serioso nel momento in cui ne parli o le comunichi. È importante essere attenti, come sul claim, come sul posizionamento di comunicazione, per dare l'idea che l'atteggiamento non sia mai gratuito e quindi non sia gratuito in termini, diciamo, di intrattenimento e non rispettando la qualità del servizio, e non sia gratuito in termini di informazione, perché in realtà ti sta dando delle cose che non ti servono. La gratuità e quindi l'inutilità può essere vista su entrambi i poli, no? L'ultima cosa che ho fatto, e questa è ovviamente una slide che deriva da tutto il resto che deciderete, è semplicemente fare la lista delle, prendere appunto da una vostra presentazione la lista di chiamiamoli strumenti, ovviamente se volessimo essere un po' più precisi dovremmo avere da un lato i canali e dall'altro le attività, ma per adesso mi va bene mantenere questo approccio un po' più morbido, diciamo, dove in realtà abbiamo in realtà a sinistra i punti di contatto, chiamiamolo così, e le modalità, e a destra la specifica delle cose che si fanno. Ovviamente, prescindendo per un attimo dal tema del budget, questa slide deriva da tutto quello che penseremo in testa, che penserete nelle slide precedenti, quindi, perché ovviamente la prima parte di può rimanere solo locandino, avere anche delle affissioni pubblicitarie. Ovviamente in strada ci possono essere spettacoli di teatro di strada o corner informativi, insomma, rappresenta un po' la sintesi, l'ultima tavola che racchiude un po' touch point e attività. Quindi io direi che su questo... Se ci sono altre domande, dubbi, curiosità? Sì. Conteneva anche una volontà
di curare, di capire come entrare anche per quanto riguarda la comunicazione del servizio per bene anche alle imprese. Ricordo che durante la presentazione la responsabile marketing fece il virtuoso esempio di Luxottica, prima ancora Olivetti, cioè dove l'imprenditore, dove comunque l'azienda in qualche modo consigliava per dare un servizio maggiore e dare un senso, diciamo, di appartenenza anche più umano da parte dell'azienda in cui il lavoratore lavorava, anche dei servizi sanitari a lui e alla sua famiglia per quanto riguarda... Allora, il canale aziende credo che sia comunque un canale anch'esso, diciamo, da abbastanza importante. Giusto. Soprattutto se, come dire, si trova il modo poter lì cominciare a un circolo virtuoso, nel senso, se si ha la possibilità, e qui bisognerebbe fare la domanda a loro, se hanno un circuito di imprese o di imprenditori, o anche se vogliamo di agenti diretti, se vogliamo così, certo, cioè, che hanno modo di poter parlare, di poter proporre il servizio a delle aziende, magari si può aggiungere nella presentazione anche la possibilità eventualmente di pensare a entrare nelle aziende, non a tutte, anche perché significherebbe comunque un dispendio di tempo, certo, e di risorse, ma a quelle aziende virtuose che in qualche modo non possono rappresentare una best practice, cioè quelle che bene o male il tessuto imprenditoriale del territorio visualizza, certo, come aziende che lavorano bene, bene, ma proprio non solo dal punto di vista, proprio dal punto di vista proprio del ciclo produttivo, cioè proprio da che fatturano meglio. Sì, sì, voglio dire, si individuano le 30 aziende che hanno fatto i migliori bilanci sociali, per dirti, no? Questa cosa si dice che lo step successivo si diventa parte di un... Esatto, lo step successivo di un successo aziendale oramai passa anche dalla cura nei, certo, confronti dei tuoi collaboratori, dopodiché a cascata tu potresti godere comunque di un beneficio che magari altri possono guardare a questa azienda, cioè lo stanno facendo loro e sono al top, evidentemente lo potremo fare anche noi per raggiungere quei risultati, cioè può essere un meccanismo mentale che può innescarsi. Certo. Lì naturalmente bisogna capire quanto di risorse e di tempo comunque Merida vuole spendere su quel canale, e nel caso anche destinare una parte del budget diciamo così a un determinato, sì, teniamo conto che secondo me loro hanno individuato un budget di quel tipo anche perché loro implicitamente lo considerano un momento di comunicazione tattica rispetto a quello che stanno facendo, però il nostro compito, come dicevo prima, e questa tua osservazione proposta secondo me va correttamente in questo senso, di dargli anche delle vocazioni strategiche, perché ovviamente questa cosa di costruire un networking positivo di imprese, una sorta di lobbying non all'americana, ma alla nordica, cioè, no, per cui diventi imprenditore di uomini e non solo di prodotti, è molto interessante e potrebbe essere una delle cose che li riposiziona anche come parte di un gotha, nel senso bello del termine, di aziende virtuose. Ovviamente c'è la necessità anche di quello che diceva lei, cioè poi di avere un'etica del servizio puntuale e non solo, però tutto, dobbiamo darlo tutto per va verso quello, dobbiamo darlo per scontato, esatto, tutto, perché altrimenti non riusciamo nemmeno a scrivere una riga, non so come dire, insomma, ecco, questo è quello che voglio dirvi. Quindi mi sembra che, se siete d'accordo, abbiamo sviscerato piuttosto bene la parte di Meridian. Credo che sia stato chiaro a tutti che l'obiettivo non era tanto andare nel super dettaglio del progetto Meridian, ma usare lo stesso come trampolino o comunque palestra per ragionare su come si costruisce un progetto di comunicazione. Questo perché poi possiate acquisire tutta una serie di strumenti che vi possano servire anche nel momento in cui poi andiamo ad analizzare i brief commerciali, lo faremo domani. Per quanto riguarda la giornata di domani, quindi, sarebbe organizzata così. All'inizio, così diventa anche per voi un risveglio non completamente traumatico,
lo dedichiamo la prima ora alla ricomposizione di questa presentazione in maniera tale che è un lavoro che fate in autonomia e che io acquisisco, concluso da voi. Serve un'ora e mezza, direi non di più, perché altrimenti dedichiamo, considerando che ci saranno 2 ore anche al pomeriggio, speriamo di ridurle un po' di presentazione, dedichiamo troppo tempo a Meridia e finiamo a stringere un po' troppo il tempo che abbiamo sui brief commerciali. Quindi la mattina poi vorrei dedicare un paio d'ore abbondanti al tema dei brief commerciali, vi chiederò ad ogni gruppo di esporre direttamente le proprie idee in maniera tale che diventi modo, diciamo, per, da parte mia, anche di Alessandra, di sottolineare dove ci possono essere delle correzioni, e da parte di tutti di prendere in qualche maniera possesso anche delle idee altrui, in maniera tale che, conclusa la parte di Meridia, concludiamo il percorso con un'ultima parte, diciamo, pomeridiana, dove Alessandra riprenderà alcuni punti molto importanti e molto interessanti che afferiscono a, non solo a cosa si progetta, ma a come si progetta, cioè quali sono i momenti che passano dal brief all'esecuzione, quali sono anche gli attori della filiera nel mercato reale che influenzano quindi il nostro percorso di pensiero. In questo modo mi auguro che alla fine di domani sera voi abbiate potuto avere una buona sintesi tra quello che è il pragmatismo dei lavori sul campo e una infarinatura teorica sul branded content che non sia più solo teorica, ma che possa anche essere concretizzata, diciamo, e vi possa dare la possibilità domani di uscire e di fare un progetto. Ovviamente poi è un learn by doing, perché non esistono, ne parlavate con gli avvocati la settimana scorsa, non esistono delle prassi e una giurisprudenza definita nell'ambito legale, figurarsi nell'ambito progettuale, però l'importante, come vi ho sempre detto, è l'approccio potente e la forma mentis flessibile, perché è l'unico modo in cui potete approcciare questo tipo di progettualità, che è ibrida per definizione, perché lavora su una pluralità di brand, perché lavora su una pluralità di mezzi e perché vi obbliga a convincere le persone che devono passare da una cosa certa ad una cosa incerta, ma molto 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 più affascinante e capace di seminare molto 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 bene sul futuro. Può essere sintetizzata in una sola? No, no, no. Sì. No, no. Meridia, to. diciamo, sai che c'è? Il caso nostro. Domani non ci vengo, avevo un impegno, ragazzi. Ci salutiamo stasera. No, dicevo, noi non abbiamo ancora, diciamo, completato almeno la presentazione, diciamo, in PowerPoint. Abbiamo... di Meridia o della parte dei brief commerciali? No, il commerciale. Ok, sì, 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 lo so. Difatti, cioè, tu sai come, insomma, come puoi sì, compensare, sì. No? E il discorso è che abbiamo praticamente fatto un Word dove abbiamo fissato le idee, sì. Insomma, sì, è chiaro. Volevo sapere, domani quando dovremo presentare poi, insomma, l'idea, possiamo farla a braccio o dobbiamo farlo con le... No, secondo me se non avete un PowerPoint in mano che producete questa notte, è inutile che veniate, insomma. Addirittura? Ecco, perché... No, sto scherzando. Cosa vuoi che ti dica? Allora, No, nel senso, io sarei stato ovviamente contento che voi poteste fare la presentazione domani con un bel PowerPoint concluso. Sì. E sarebbe stato un bel modo di rispettare i tempi e di raccordare le informazioni. Detto che questo può essere vero, diciamo, al 60%, spostiamo il focus e gli obiettivi della mattinata, e diciamo che l'obiettivo non è presentare un documento PowerPoint finito, ma è condividere delle idee di comunicazione. Sì, anche perché magari ci potrebbero essere ancora dei punti, diciamo, sì, perfettibili. Di questo sono sicuro, guarda. Di questo mi è assolutamente chiaro. No, noi sia nella forma che nella sostanza. Una cosa perfetta invece. No. Già il fatto che sia un Word e non un PowerPoint induce male. Sto scherzando, ovviamente. No, però vorrei...
Sì, noi no, no. Diciamo, il nostro gruppo non l'ha completato. E... No, no, poi, scusa, volevo completare la domanda. Ma, prego. Questo, diciamo, questa parte che tu ci hai proposto oggi può essere comunque di poi una presentazione ufficiale ad un potenziale cliente, la parte poi introduttiva, perché diciamo quella poi più esplicativa, insomma, deve essere un po' più grafica probabilmente, no? Sì. Sì, è vero? Sì, più dinamica, sì. Quindi un po'... Sì, questa... Questa diciamo, magari è per riordinare l'idea... Sì, è stato un modo per cercare... No, per noi è utilissima. Cioè, di darvi l'idea di come può essere una presentazione, come non prendetela in senso stretto, ma in senso lato. Cioè, sì. Ovviamente ci vorrebbe tutto uno studio grafico che qui non è stato fatto, un minimo di banalmente, non uno sfondo, non uno parto dall'ABC, non uno sfondo neutro, ma uno sfondo che richiama gli stilemi di Meridia, non una slide diversa dall'altra come impostazione. Cosa? No, no, non una slide diversa dall'altra, ma una comunione di intenti. Quindi non è diciamo lo stampino da un punto di vista formale, ma da un punto di vista di sostanza. Cioè, più o meno in una presentazione ci devono essere un'analisi di scenario, un'analisi di posizionamento, una individuazione del target, un claim di un'idea di comunicazione, uno sviluppo della stessa idea ed un'analisi dei mezzi su cui va in quel modo, con una timeline che qui non c'è, ma in teoria ci dovrebbe essere in ogni presentazione. Quindi quello che mi interessava era farvi capire che se questo è possibile, l'abbiamo fatto insieme oggi, fare dei passi avanti e concludere un ragionamento in un campo così difficile, su un'azienda comunque così stretta come Meridia, nel caso di brand un po' più larghi in termini di stimoli e in termini di suggestioni, dovrebbe essere ancora più... Infatti è per questo che il fatto che voi non l'abbiate fatto mi deprime ancora di più. Ah, ok. Sì. Certo. Certo. Io ho finito.